Un minuto di storia con Padre Pio raccontato da questo luogo, dalla chiesa conventuale di Sant'Anna in Foggia, che accolse Padre Pio nel 1916. Siamo nella cappellina, della chiesa dedicata a Maria Santissima. Quante volte anche in questo luogo lo stesso Padre Pio da Pietrelcina, in preghiera dinanzi a Maria. Perché vogliamo parlare da questo luogo? Perché in questa data, nel 1959, il 25 di aprile, racconta la cronistoria del convento di San Giovanni Rotondo che Padre Pio si mette a letto. Padre Pio si ammala e resterà a letto, pensate un po', dal 25 aprile, al 5-6 agosto. Perché questa data? Perché fu la data che giunse a San Giovanni Rotondo la Madonnina di Fatima, che difatti poi guarì Padre Pio da questo male. Di che cosa si trattava? Ve lo racconteremo nelle prossime settimane. Ma la cosa straordinaria, o più che straordinaria, strana, era per i tanti devoti, un po' anche come in questo periodo, no? Andare a San Giovanni Rotondo e non trovare Padre Pio. È come se oggi Padre Pio non ha i tanti figli spirituali, i tanti devoti che vanno da lui. Beh, possiamo dire che per i fedeli era una cosa strana andare a San Giovanni Rotondo e non poter vedere Padre Pio sul matroneo, che recitava il rosario, oppure partecipare alla Santa Messa, oppure confessarsi. Padre Pio dettava soltanto un piccolo pensiero, forse anche due durante la giornata, a mezzogiorno e a sera, per un collegamento di altoparlanti all'interno della chiesetta antica e quindi anche del piazzale, tutti potevano ascoltare, la sua voce. Era un Padre Pio inedito. Alcuni hanno scritto il Padre Pio al microfono, così come dettava i suoi piccoli pensieri. E ormai era diventata quasi un'abitudine per i fedeli andare a San Giovanni Rotondo, non vedere Padre Pio, ma ascoltarlo.